Perché? Una chiave importante nascosta nella stanza degli ospiti. Trova la chiave che apre una porta che conduce alla sala macchina. Ok. Quindi niente, per fortuna non dobbiamo scendere di nuovo sotto. Si può entrare, sì. Siamo abbastanza. La scelta più ovvia. Ho fatto anche un design doc di un gioco horror che aveva una peculiarità che tra l'altro nessuno per ora ha fatto. Se qualcuno la farà mi farà incazzare un po' questa cosa. Però è il lavoro che avrei voluto fare nella vita, ma non è andata così. Comunque. July 1839. It's done. The orb is assembled. I was awakened by an exhausting nightmare. Shaking and sweating, I retired to the drawing room with a cup of tea. The relic pieces lay spread across the table as I'd left them, but somehow I knew how it was supposed to be. I fetched the tar, which I had prepared to fix the pieces together, and without fault I joined them, producing the orb I remembered so clearly. The tar proved unnecessary. It was pushed out from the joining pieces as they merged on their own, with no adhesive. The ancient stone relic now rests on my table. Its immaculate surface and perfect shape could have been molded by a factory. This is all too strange. Poco. Questi sono altri cassetti. In teoria ce n'è uno di sotto. Oh, thank God, there it is. I guess it is a good place to hide it then. Da quando ho modificato la telecamera non ne sono più uscito il testo lungo. Così io continuo a guardare. Provo a guardare per riferimento, ma in realtà non ho la possibilità di confermare o meno. Andiamo alla sala macchina. Ansimava pesantemente, facendo del suo meglio per trattenersi dal gridare. L'armadietto dei medicinali era stato rovesciato e giaceva sul pavimento. Raggiunse la porta di vetro rotta e afferrò tutti i sedativi che trovò. Strana lettera lo impaurì, ma era anche l'unica cosa che gli dava un po' di conforto. Ancora un po' la grafica mi sembra quella di TIF 1. In realtà no, ma però non è di certo.
sentendo la musica ambient qua, non è male. Questi droni. Potrei, io ascolto anche musica così, e l'ascolto anche per ora. 5th of July, 1839. Today I went to the university looking for answers. I was able to sneak into Herbert's office and pick up an address book along with some relevant textbooks. Professor Taylor at the Faculty of History was very helpful, and I managed to approach the subject of the orbs. The most interesting aspect was the prevalent trace they had left in our culture. The mythic orbs may, in fact, have inspired the Globus Crucifer, which so many royal regalia holds to this day. In ancient times, the orbs were held by priests as a symbol of the sun and its power. As I was leaving, I overheard a disturbing conversation. Sir William Smith, the geologist, was killed last night. Less than a fortnight had passed since I'd asked for his expertise. I know it's silly, but I can't help feeling responsible somehow. Certo che quel Daniel là è una O praticamente. Comunque la sfera crucifera penso che è quella che si è vista, non so se usano anche i papi, cioè è proprio una sfera con dentro una croce praticamente, penso che sia quella. Questa è pressione. Ok, si alza, ma non sappiamo l'ordine. Quindi probabilmente dobbiamo trovare qualcosa che ce la suggerisca. Io l'ho già visto, scendiamo allora. Più che Tifo 1 o Tifo 2. Poi parlando di questa musica, viene chiamata anche Dark Ambient. Uno, se volete cercare qualcosa, cercate Lust Mord, è scritto Lust Mord, Lustmord. Poi in realtà c'è la U accentata, perché in realtà è un nome nord europeo, quindi. Però l'ho trovata anche così. Ci serve? Lasciamo un attimo. Ah, mi sono arrivati enigmi. Promemoria, attrezzatura, macchina. Notare che ci sono solo due sbarre di ricambio immagazzinate per l'ascensore. Assicurarsi di scartare solo quelle duramente danneggiate e tenere le altre nelle stanze interne nel caso in cui si rompano di nuovo tutte e tre. Due sbarre di cane. Sbarre. Questa non è una sbarra. Ossessionato. While rich in legend and hearsay, my knowledge is lack for the insight I crave. I've sent letters to many in Herbert's address book and received answers of varying importance. Today, I got one which differed greatly from the others. From a baron in Prussia, he said nothing about the quaint stories of priests in underground temples. He didn't even mention them. He simply wrote, "I know. I can protect you. Come to Brennenburg Castle." Signed, Alexander. What am I to make of this? Protect me from what? Is someone after me? I looked up Brennenburg and traced it to the Prussian woods near the Baltic Sea. While being the least informative letter I've received, it causes me greatest distress and interest. As I write, my thoughts are drawn to my nightmares, in which a most disturbing sound calls to me. A sound defying description. A voice from the void. The last few weeks have been awful, with so many sleepless nights dreading a repeat of those horrid dreams. Tomorrow, I shall visit my physician, Dr. Tate,
in hope that he can provide me with sedatives to help me sleep. Sta cadendo nelle paranoie, anche se non aveva tutti i torti in questo caso. Skin flayed as if boiled. I feel like I'm falling into myself. What's happening? Sir William Smith, Professor Taylor, now Dr. Tate. Is it following me? How can it not be? It's the damn thing I brought from Africa. Something is after me. I have no choice but to trust the Baron. He better know what he claims. If he is wrong, I suspect he'll regret it as well. Ho bisogno di più lavoro prima di funzionare. Vabbè, qui dobbiamo mettere dentro. Vabbè, classico con gli ingranaggi, vediamo se. Boh, questa mi si è rotta. Penso che sia un. Vanno a posto da solo, eh? Anche in realtà anche il. La parte alchemica si era sistemata da sola. Non abbiamo avuto bisogno di stabilire l'ordine. Quindi speriamo che. Non ho tanta voglia di enigmi. Tra l'altro quello nuovo in teoria ne ha. Da quello che dicono poi un po'. Si prosegue di là. Anche qua una leva. Non c'è niente, bruciatore. Però è sempre. Cambia. Se non è carbone. E poi facciamo. Ah, strano. In teoria dovrebbe essere automatizzato. Ok, ce n'è un altro. Del tipo che prendevamo la badile, andava nell'inventario e poi cliccavamo. Lì forse? Dove dobbiamo metterlo? Qua si apre. Ok. Proviamo a mettere qualcosa in più. Non serve, eh. Però dato che ci siamo, vedo che ce ne sono alla faccia dell'olio. Ah, è indicato.
parliamo adesso? Mi lavoro, ma cosa vuoi? Perché manca? Non mi sembra che manchi niente, gira tutto. Qui c'è un altro tubo, vediamo qua. Qui c'è un tubo che sembra andare lì. Niente, boh, se magari da sotto. Qui c'è un altro tubo che porta qua, questa cosa che non so cos'è. Ma che non c'è niente con cui interagire. In teoria questo sarebbe... Questo poi si ferma qui e qui cosa c'è? Niente. C'è qualche valvola da aprire? Andare a vedere su. Ma perché menziona quel discorso lì, quindi non è che... E qui c'è la stessa cosa. Non si ferma a metà. Oh, uno e uno. Due. No, qui c'è il 5 e qui c'è il 5. Adesso dato a intuito sembrava che si dovevano formare delle coppie. Capisco come deve andare là sopra per... No, ancora no. C'è una cavolo, c'è solo questa. Adesso proviamo invece ad andare a vedere una stanza là. Si interagisce con niente. Questo sfiato qua è un problema? Niente.
Allora diceva che era stabile, quindi non vedo perché non dovrebbe andare bene. Sta bloccato. Ma cosa che trovo strano è che di per sé gira tutto. Ora ne ho memoria. No. Attrezzatura macchina. Notare che ci sono solo due sbarre di ricambio, sbarre. Quelle non ruote dentate. Assicurarsi di scartare immagazzinate. Dove? Si rompono tutte e tre. In effetti, tutte e tre. Questo è possibile che... sì, sono... forse qua ci vanno dentro le tre sbarre, qualunque cosa siano. Torniamo indietro, vediamo... magari c'è qualche posto che non ho visto. Che non abbiamo guardato era per esempio là dove in teoria c'era da saltare. Si è nascosto al libro dei re, cercando delle figure e contò. 9 diversi re da tutta Europa erano stati descritti con una sfera nelle loro mani. E qui come andare un po' anche sui discorsi dei templari, eccetera. Ci sono delle... l'esoterismo... segue delle narrazioni eccetera che la maggior parte della gente non conosce e che mi domando sempre cosa, che fondo di verità ci sia. Dunque noi eravamo arrivati da là, là appunto siamo. Don't forget your bag, Daniel. I won't, Herbert. There is no shame in using a parasol in the desert. As it happens, it's imperative to your survival. But it looks ridiculous. The shade will hurt much less than dying, I assure you. Ok, sembra che la webcam sia a posizione giusta, non copra niente. Diciamo che in generale con i giochi così serve appunto da inquadrare più la faccia, più che altro per le espressioni, quelle cose lì, no? Cioè, perché sennò se mi fai piccolo, se la webcam è piccola così, lontanissima. Vabbè. Quella là invece che cosa cavolo era? Dicevo, quella stanza là, lì avevano trovato la chiave, quindi un oggetto importante c'era, ma là in fondo cosa avevano trovato? C'è ancora quel cornicione là. In effetti è possibile che si doveva rompere la finestra, era uscito una specie di, vuol dire, riconoscimento, che avevamo fatto un passo avanti solo per l'acciarino. Probabilmente bisogna ancora andare sul coso, Qua invece dicevamo che cosa cavolo è questo, che non mi ricordo. Avevamo guardato, era chiuso forse. Vabbè, la mia lucidità ancora non c'è, cioè io già magazzino. Immagazzinare. William Smith era stato designato, non c'era modo per lui di sapere che il ragazzo dell'altro giorno proiettasse un'ombra tanto terribile. Che buio. L'oscurità nel magazzino è strana e innaturale. In effetti qui c'è acceso, ma sta comunque parecchio buio. Non ci mettiamo attrezzatura, quindi non ho guardato di qua, mi sa.
ripetitivo a livello di assets, non da poco. Le candele e le torce. Ma cioè, sappiamo, martello. C'è da dire che in effetti gli acciarini ne troviamo tanti. Però non è che si veda. Pezzo del trapano. Pezzo di un trapano a mano rotto. La valvola ha una chiusura arrugginita. Cos'è questo? Secondario. Trapano. Fa un buco. Questo primario. Anche questo. 35 ne abbiamo. Una miscela esplosiva. Di solito questi giochi sono comunque abbastanza lineari, quindi non è che poi secondario, un terzo. Miscela esplosiva, facciamo, c'è dentro qualche cosa. Ho preparato gli esplosivi che ti occorrevano per liberare il canale di scolo. Non posso sottolineare abbastanza quanto sia importante maneggiare la miscela con attenzione. Riferiscilo ai tuoi stupidi servitori prima di proseguire con i tuoi piani. I liquidi di per sé non sono esplosivi, devono essere tenuti separati per evitare ulteriori incidenti. Ho sistemato due grosse vasche nella stanza a fianco per gli ingredienti. Botti? Boh. Tutto quello che devi fare per iniziare è mischiare i liquidi. E boom! Il massimo proprio. Ok, ti sei abituato alla luce, vedo, perché sennò. Non c'è niente. Lasciamo stare. Adesso inizio a confondermi un po'. Questo è sempre un martello, questo. Non è un trapano, è solo un pezzo di trapano. Proviamo a vedere un attimo. La prima cosa, metti insieme il trapano. Dove sono? Non so, questa l'abbiamo vista. Quella stanza l'hai aperta, quindi l'abbiamo vista. Qui ce n'è. Qui c'è una nuova forse. Oh, cazzo. Queste sono pialle, padili. Qua, cos'è? Alcuni già possono essere combinati. Trascina e rilascia uno sull'altro. Puoi ancora montare, devi prima trovare tutte le parti.
Dove cavolo è l'altra parte? Anche questo fa un po' Fallout, come quando c'erano i mini laboratori. Queste uscite, no? Però qui non abbiamo, no, quella è l'uscita, penso. Questa forse non l'ho guardato. Ecco qua. Il trailer. Cazzo. Dobbiamo stare al buio. Ma se al buio impazziamo. Ecco lì. Ma non se ne va. C'è luce. Come funziona la questione? È disturbato il suono, poi non ho capito. Sei andato? Facciamo i cazzi nostri, non so perché c'è il suono disturbato in questo momento. Basta. No, ci andiamo. Metti della macchina, guarda. Please, let me go. I won't tell anyone, I swear. I just want to go home. No, get away from me. Leave me alone. Adesso il cartello, i pezzi della macchina. Posto bello grande questo. Non si muove. Le macerie di un crollo impediscono il passaggio nel magazzino. Trova un modo per riuscire a entrare. Boom. Vabbè, penso che non è che ci... Niente, andiamo a trapanare. E di qua? Attrezzatura. Ma su, non piangere. Qua? In fondo? Ok, uno è qua. Aspetta però. Questo? Dove l'avevamo preso? Non lo ricordo più. Riempito parzialmente. Dove cavolo era l'altro questo? Esplosivo di Agrippa. Di qua, eh?